Cioè, ragazzi, porca puttana, io mi sveglio presto per andare a lasciare dal meccanico la macchina per la revisione, per il tagliando e tutto, e sperando ci sia, insomma, la possibilità di cavarsela presto, perché poi mi serve il weekend, c'è la spia della, che serve il cazzo di olio, e vado lì e sono pieni, sbagliato io, cioè avevo detto che venivo in settimana, non avevo detto che andavo giovedì. Quindi sbagliato completamente io. Quindi ora sto scappando a casa, così inizio a lavorare. Giusto, non ho neanche tempo di fare la colazione. Che palle, come iniziare bene la giornata. E detto questo, ragazzi, c'è un nuvolo schifoso. Cioè, siamo direttamente teletrasportati in mezzo all'inverno, perché qua c'era la nebbiolina, prima ero nei campi, no? Perché purtroppo questo meccanico è figa l'orso. Ero nei campi, c'era questa nebbiolina a fianco a fianco poi anche al carcere di Verona, quindi perfetto, speriamo che non sia di buon auspicio. E uno schifo. Vabbè, ragazzi, vabbè, ora si torna, do una sculacciata alla Nelly che deve mangiare anche lei, poverina, e poi si inizia a lavorare. Oggi è giovedì, questa macchina non posso usarla il weekend perché appunto mi dice che c'è la spia dell'olio o quant'altro, ed è meglio, insomma, non infastidire troppo il motore TGI. Ho la mia tazza da procione che sembra tipo una brocca, ma in verità non c'è nessun tipo di buco, è solo un orecchio qua fastidioso che uso per tenerlo, ma cioè penso sia da collezionisti questa tazza. Sì, mi è stata regalata al compleanno, comunque, quindi, che devo fare? Perché non so se sono stato tipo diretto, ma tipo il procione è il mio animale preferito. Infatti se guardiamo il mio Instagram, di solito è sempre pieno di procioni, non troverete neanche una ragazza, robe così, cose normali, no, procioni. Mamma mia, ragazzi, attività da impazzire. Allora, dovevo andare in palestra, solo che all'ultimo mio fratello mi ha invitato, o meglio, mi sono auto-invitato ad Ultimate, che è quel gioco di frisbee, avete presente? Mio fratello ha appena iniziato a giocare da un paio di settimane e quindi, insomma, mi aggrego anch'io. Vediamo un po', faccio la prova. C'è un freddo allucinante, ragazzi. Facciamo la prova e la facciamo dopo 2 giorni che mi ammazzo. Da 2 giorni mi sono ammazzato in palestra, ho tutti i muscoli atrofizzati e ho deciso comunque di buttarmi e fare questa cosa, giusto per fare un pochino di attività. E niente, ragazzi, quindi non so come mai ci sia così tanta, non passano mai macchine in questa via, e invece adesso hanno deciso di venire tutti. Vabbè, allora, ragazzi, siamo qua arrivati. Fai un saluto, Angelo. Ciao, vlog. Eccole qua. Allora, dove siamo? Cos'è? Prego, siamo? Angelo. Siamo a Gavagnini. A Gavagnina, Verona. Stiamo giocando ad Ultimate Frisbee. Ultimate, esatto. Loro. Esatto. Noi siamo in panchina. I panchinari. Sì. E poi ci sono quelli over. Esatto. Ancora over panchinari. Esatto. Noi adesso, ragazzi, stiamo guardando la tecnica, perché poi sappiamo i movimenti, sappiamo tutto, ci buttiamo e... Sì, io lo scuso, perché sono quelli bravi. Esatto, quelli là. Niente. Un zuppettino un po' per stare sani. Cosa mi tocca? Devo fare un po' di grana a sto punto, dov'è? Zac. Break in Italy. Oh, signori, non tante parole oggi, non particolarmente, ma come vi ho detto prima, appunto, sono andato a provare Ultimate, divertente, tutto sommato. Stancante, cioè si corre tanto e adesso devo più che altro capire come tempistica, se si riesce o meno, perché sarebbe lunedì sera per 2-3 ore e il giovedì sera per il medesimo tempo. E il lunedì, come sapete, devo editare le clip del canale YouTube americano, quindi attualmente, visto che è il mio lavoretto, non intendo rinunciarvi. E anche se questo lunedì ho una riunione con Zach e Jesse, che sono, insomma, i due youtubers, che è 2 anni che non ci sentiamo dal vivo, cioè, insomma, che facciamo una chiamata e quindi ci sta.
anche se li avevo incontrati ad Amsterdam, mi avevano assunto per una giornata. Quindi questo, mentre giovedì si potrebbe fare, ma poi tipo ho zero tempo per, cioè, palestra, robe così, ancora meno tempo. Quindi devo iniziare a delineare un pochino delle priorità. Poi, vabbè, tornato a casa, mi sono mangiato una zuppetta di farro alle 11 di sera e ho giocato a FIFA con Davide. Ha fatto quattro partite, incredibilmente, le ho vinte tutte. Bello che ci alterniamo, a volte vince solo lui, a volte io, a volte assieme. E non ci sono mezze misure. E niente, ragazzi, quindi adesso io comunque sono stanchino, vado a letto, mi sa che è l'una, sì, zero, mezzanotte 42, quindi se non avete ancora fatto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, voi avete in mano questo potentissimo strumento per aiutare l'algoritmo a fare conoscere il mio canale alle altre persone, quindi mi raccomando, interagite con le risorse che avete qua sotto. Domani alle 11, ragazzi, carichissimi.